Buongiorno ragazzi, spero riusciate a sentirmi. Come potete vedere sono in aereo, sto andando verso Venezia. Tra un po' vi aggiorno su tutto, ma volevo intanto darvi il buongiorno. Spero che le riprese siano decenti perché sto registrando con il mio iPhone. Ok, recuperato la valigia. Tadà, eccola qua, recuperata la valigia. Adesso sto aspettando l'autobus davanti all'aeroporto di Venezia, che mi porterà a Santa Lucia, in Piazzale Roma, insomma, comunque in centro a Venezia, dove andrò, speriamo, a mangiare qualcosa in un posto carino. Vi ho chiesto su Instagram di darmi un aiuto sul posto dove posso andare a mangiare qualcosa, ma anche a lavorare il computer, e mi avete dato un sacco di consigli, quindi sto valutando la cosa che mi conviene di più. È bellissimo perché qui in Italia fa caldo, ho tolto subito il cappotto, ragazzi, ci sono 15 gradi, ma c'è il sole, non c'è vento, quindi per me fa veramente caldo in confronto all'Olanda, quindi tolto il cappotto, si sta benissimo e tra una decina di minuti dovrebbe arrivare il mio bus. Non sono riuscita in aereo a spiegarvi tutto quanto, eccetera, ma questo video dovrebbe essere intitolato "Riuscirà Nicole a vedere il suo fidanzato stasera? Chi lo sa?" Perché dovevamo atterrare. Allora, io sono stata in Turchia, lo sapete, e lui è stato in Francia, e dovevamo atterrare con 5 minuti di differenza entrambi a Venezia adesso. Solo che lui, partendo dalla Francia, gli hanno cancellato il volo, grazie scioperi francesi, quindi gli hanno cancellato il volo. Ha preso quindi un treno che dovrebbe fare scalo a Milano, cioè cambio a Milano e poi da Milano a Venezia, quindi dovrò aspettarlo quasi tutto metà pomeriggio, diciamo. Quindi adesso vado in centro a Venezia, pranzo da qualche parte, mi metto a lavorare al computer se riesco, e poi dovrebbe arrivare, sperando che non ci siano intoppi per strada, perché è quasi fuori adesso dal territorio francese, quindi per quanto riguarda gli scioperi non dovrebbero esserci altri problemi. Sono 8 giorni che non lo vedo, quindi mi manca un sacco e niente, speriamo bene, ragazzi, tenete le dita incrociate per me, perché veramente questo per lui più che per me è stato un po', è tuttora il viaggio della speranza, quindi non sappiamo fino all'ultimo, non sapevamo fino all'ultimo se il treno sarebbe partito, perché abbiamo sentito che tipo c'è gente che sciopera, che si lancia sui binari, si butta sui binari, si siede sui binari per non far partire il treno. Non che io voglia dire che non hanno ragione a scioperare, ovviamente, non ne so tantissimo sulle politiche francesi, però non voglio dire che non ci sia il diritto di scioperare, però appunto non eravamo sicuri se il treno sarebbe partito o no, ed è partito, quindi questa è la cosa più importante. Speriamo che non ci siano ritardi. Adesso sono le 11:40 e lui dovrebbe arrivare in stazione a Venezia Santa Lucia alle 17:12, 17:13, una cosa del genere. Quindi ho qualche oretta da passare a Venezia. In realtà andiamo a Trieste, gli presenterò i miei amici di Trieste, quindi una cosa molto significativa per me, e poi faremo qualche giorno a Venezia, comunque ci torniamo. Ragazzi, comunque sono arrivata a Venezia e sono venuta praticamente nel primo hotel qui a Piazzale Roma. Ho ordinato subito uno spritz e adesso mi godo un po' la vista. Tra poco pranzo e aspetto, insomma. Per il momento sembra che con il treno sia tutto a posto. Stavo per spoilerarvi il nome del mio fidanzato, che in realtà potrei anche dirvelo, però non lo so, magari non lo so, non so neanche io che cosa dirvi, che cosa non dirvi. Comunque sì, sembra che il suo treno sia in orario, che sia tutto a posto, quindi incrociamo le dita. Nel frattempo io mi godo la mia Venezia, anche se sono vicino alla stazione, ma è meravigliosa. Io amo Venezia, lo sapete, è una città che ho nel cuore, la mia città italiana preferita, e anche se ci sono stata miliardi di volte, è sempre come la prima volta per me. Sembra un cliché da dire, ma vi giuro che è la verità al 100%, quindi mi godo il mio spritz, tra un po' pranzo, poi lavorerò un po' al computer. Eccolo qua il mio spritz, ragazzi, è presto, ma non potevo resistere allo spritz italiano. Lì ci sono le mie cosine, adesso sto scegliendo che cosa prendere per pranzo, perché naturalmente pranzerò qui, colazione l'ho già fatta, sono comunque a stomaco pieno, ma ovviamente pranzerò qui.
Ragazzi, la vista sul canale è qualcosa di meraviglioso. Adoro, adoro Venezia. E poi oggi fa caldo, sembra estate, è bellissimo. Ed è arrivato il mio pranzo, ragazzi. Ho ordinato i bigoli tipici alla veneziana con una salsina composta da acciughe e cipolla, che sono molto molto buoni. Il profumino non è niente male e sto mangiando un po' di pane. Mi hanno portato anche un antipasto che non avevo ordinato, ma erano delle mozzarelline con della salsa al pomodoro buonissima. E adesso appunto mi godo il mio pranzetto con questa vista sul giardino interno. È molto molto bello qui. E vi faccio vedere un po' anche della sala da pranzo. Guardate che meraviglia, è veramente stupenda. Ok, la mia faccia, ragazzi, quello che è, perché sono sveglia da stamattina presto, quindi il mio trucco non lo so se resisterà. Comunque mi state portando tantissima fortuna, sto ancora pranzando, ma mi state portando fortuna perché il primo treno del mio ragazzo è in orario ed è riuscito ad arrivare a Milano Centrale nell'orario in cui doveva arrivare, e adesso sta prendendo il secondo treno, che non ho ancora capito se è in orario oppure no, penso debba ancora partire, però sembra che stia andando tutto bene. Adesso sono le 14, quindi ancora 3 orette e qualcosina e poi lo rivedo. Non ci posso credere. Tra la Turchia e tutto sono passati 8 giorni, che ovviamente sembra poco, ma non lo vedevo da 2 mesi, quindi è tanto. 8 giorni sono tanti. Naturalmente mi conoscete, non potevo non ordinare anche il dessert ed ho preso la meringata, che a me fa impazzire, uno dei miei dolci preferiti, la meringata con le fragole, ragazzi. Gnom gnom. Pranzetto finito, sono tornata nell'altra saletta dell'hotel e adesso mi metto a lavorare un po' al computer. Ragazzi, sono al secondo spritz, quindi mi giro un po' la testa, giusto un po'. Ed ecco qua la mia postazione lavoro di oggi. Sto montando il video con tutte le cosine pasquali che mi ha spedito Vico Food Box, che sarà il prossimo video online. Forse quando vedrete questo vlog già sarà online, oppure sarà quello subito dopo, insomma, comunque. E appunto, e questa è la mia postazione: acqua frizzante con spritz, qualche patatina, grissini e la vista su Venezia. Che meraviglia! Intanto altro aggiornamento dal mio ragazzo, che è riuscito a prendere il secondo treno da Milano Centrale. Sono troppo felice, non ho avuto ritardi, non ho avuto nessun intoppo, nessun problema, sembra quasi incredibile. E adesso è già appunto sul secondo treno, sono le 15:04:05 in questo momento e dovrebbe arrivare alle 17:12 ed ho già prenotato l'altro treno che ci porterà a Trieste, perché appunto la nostra prima destinazione è Trieste. Faremo 4-5 notti a Trieste da turista, proprio in hotel con lui, e poi altre 2 notti saremo qua a Venezia, quindi in realtà ci ritornerò a Venezia però con lui. Non ci posso credere, ragazzi, non mi sembra vero, il mio fidanzato sta per arrivare, non ci sono stati intoppi. Il secondo treno non ha fatto ritardo, io sono uscita dall'hotel dove mi trovavo, beh, sono in piedi stamattina prestissimo con il mio trucco, un po' schifo ormai, ma chi se ne frega, sono in giro per Venezia con una giornata bellissima e tra poco sono in stazione e lo rivedo, quindi non so da qui quanto filmerò, perché in realtà lui deve ancora abituarsi al fatto che io sono una youtuber e ho sempre la telecamera puntata in faccia. Ma sì, ragazzi, per adesso appunto tutto bene e sto andando a prenderlo in stazione. Ok, mie family, l'illuminazione in questo momento è quello che è. Sono nel nostro hotel in bagno a fine giornata e sto per struccarmi. In realtà è passato qualche giorno da quando ho filmato il video che avete appena visto. Siamo state a Trieste, abbiamo avuto zero tempo, ho visto gli amici, insomma gli ho presentato alcuni miei amici, e adesso siamo appunto per qualche giorno a Venezia.
in realtà ancora stanotte e poi la prossima notte, poi dopodomani. Sì, dopodomani torniamo ad Amsterdam. Quindi volevo finire questo video, farvi la chiusura di questo video, poi nei prossimi giorni vorrei anche filmarvi un altro video a Venezia. Insomma, stiamo facendo le cose più turistiche possibili, ovviamente, però, che perché lui a Venezia c'è stato solo una volta, tipo secoli fa, però vorrei comunque portarvi con me. Adesso struccando il balsamo di Yepoda, già distribuito sulle mani, la mia pettinatura in questo momento è quello che è, calcolate che il trucco l'ho fatto stamattina tipo alle 8, quindi è mezzanotte, quindi appunto vado a massaggiarlo per bene su tutto il viso. Ok, e praticamente adesso che abbiamo le sembianze tipo di un clown, risciacquiamo. A questo punto detergente schiumoso, sempre di Yepoda. Non c'è praticamente sensazione più bella di rimuovere il trucco a fine giornata, specialmente quando hai il trucco addosso tipo 15 ore. E avevo anche ovviamente l'SPF 50 sul viso, quindi sto proprio sentendo la pelle che sta tornando a respirare ed è fantastico. Adesso naturalmente la mia tretinoina, il mio retinolo, eccola qua. Ne basta una piccola quantità, tanti sbagliano, ne mettono decisamente troppa. Viso e collo, mamma mia, questa illuminazione mi fa sembrare ancora più stanca di quello che sono. E poi quello che mi rimane lo passo sempre anche sulle mani, che assieme al viso sono la parte del corpo che mostra per prima, diciamo, i segni dell'età con macchie eccetera eccetera, che non voglio decisamente avere. Questo mese, tra tutti i viaggi che ho fatto, perché sono stata in Finlandia, sono stata in Turchia, sono stata in Italia, non ho filmato tantissimo, mi rendo conto, quindi io vi chiedo scusa se sono stata completamente assente, ma calcolate che sto anche vivendo una nuova storia, quindi appunto sto cercando un po' di godermela, cercando di combaciare il tutto con il lavoro, però vi devo dire che mi mancava filmarvi tipo una skincare routine notturna come questa, quindi finalmente appunto abbiamo tolto tutto il trucco, proseguiamo con l'idratazione. Prima cosa che faccio, dopo aver applicato il retinolo, che applico ovviamente solo la sera, crema occhi, e questa è di Face Theory. Ho iniziato ad utilizzarla da poco, mi piace, ma vi devo dire che la preferisco solo come crema da giorno, perché per la sera secondo me non è abbastanza idratante, ma ho portato solo questa con me in Italia, quindi questa applicheremo. Una cosa molto positiva di questa crema è che si assorbe veramente in fretta, quindi di giorno, se poi vi dovete truccare, è ottima. Voglio ringraziare tra l'altro tutte le ragazze che mi stanno riconoscendo in questi giorni a Venezia, a Trieste, che sono venute a salutarmi, quindi siete sempre... Io veramente quando incontro i miei follower sono sempre contenta, perché siete sempre carinissimi, sempre carinissime. Siete... È come incontrare dei vecchi amici, delle vecchie amiche, e mi fa veramente tanto tanto piacere ogni volta, quindi continuate sempre, mi raccomando, a venire a salutarmi, che mi fa solo piacere. Adesso, idratazione per il viso, mischio la crema The Midnight Magic di Yepoda con il mio siero super idratante, questo è The Glow Hero, e penso che questo video sia la prova che non utilizzo prodotti che sponsorizzo solo quando devo sponsorizzarli, ma come potete vedere questo video non è assolutamente una collaborazione, ma comunque mi sono portata praticamente solo prodotti Yepoda per la skincare in viaggio, perché sono fantastici e in più ho i mini size che sono super super comodi. Ci siamo quasi, ultimo step è il mio siero per le ciglia, questo lo conoscete ormai, è il Revitalash, e lo applico sulla rima delle ciglia soltanto la sera. E spesso mi chiedete come faccio ad avere ciglia così lunghe, ragazzi. L'unico merito, cioè tutto il merito, va assolutamente solo a Revitalash, perché ve lo ripeto spesso, ma visto che continuate a chiederlo sulle mie ciglia, ricevo sempre un sacco di domande. Beh, in questo momento non si vedono, ma appunto sono molto lunghe, molto incurvate verso l'alto, molto scure, non sono purtroppo naturalmente così, è tutta merito, è tutto merito di questo siero. Quindi ragazzi, questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, anche se è stato un po' all over the place perché sto viaggiando tantissimo in questo periodo, ma ci tengo sempre a portarvi con me. Io vi mando un bacio gigante, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte, e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!